La ciclovia potrebbe essere una risorsa per Foligno, perché il turismo passa anche per la bicicletta. Allora, lei lo sa bene perché va anche con l'handbike, quindi i percorsi ci vogliono, servono, e la ciclovia potrebbe rappresentare una risorsa non solo per Foligno ma per tutto il territorio, no, signor Sindaco? Assolutamente sì, lo scopo e l'obiettivo di questa ciclovia è di unire dei territori, e attraverso l'unione dei territori avviene anche il commercio, avviene il turismo, e sicuramente la bicicletta è un modo di godere del paesaggio, delle bellezze della nostra, delle nostre regioni in una maniera forse più completa rispetto al turismo classico che avviene in macchina o magari in albergo. È un modo di spostarsi antico, è un modo di spostarsi che ci ricorda le nostre origini e però ci permette di godere del paesaggio in una maniera un pochino più attenta rispetto alla velocità a cui siamo abituati, insomma. Che Quintana sarà quest'anno, signor Sindaco? Questa è una domanda traditrice. Allora, la Quintana sarà bella come sempre, come giostra. Diciamo che il contorno della Quintana sarà un pochino più scarno quest'anno perché sarà limitato all'essenziale, ovvero non ci sarà purtroppo la sfilata, non ci sarà la fiera di soprastante, tutto ciò che la cena e tutto ciò che era elemento di socialità, ci sarà solo la giostra, che però manterrà il suo significato, anzi forse in questo periodo lo aumenterà, che è quello di sfida. E in quest'anno la sfida non sarà tra cavalieri ma sarà tra la città e il Covid, insomma, tra quello che si immagina possa succedere e quello che invece non succederà, e siamo certi, perché è stato tutto organizzato alla perfezione. Assolutamente, assolutamente, quanto mai necessaria, perché comunque è la pazienza del ciclista che unisce un po' anche queste due città e queste due regioni, quindi è fondamentale crederci, sindaci, istituzioni, tutti devono collaborare. Primo per la promozione del nostro territorio, che è fondamentale perché è di una bellezza inaudita. Ci troviamo alcune volte a girare l'Italia, andare sulle Alpi, andare di qua, andare di là, ma insomma vieni in Umbria è altrettanto bella e è solo una questione di abitudine per noi. Però comunque promuovere le nostre no, zone anche colpite dal terremoto che sono state, insomma, qui la sofferenza, la resilienza qui è stata forte, quindi credo che sia tutto dovuto. Ecco, io vorrei tanto che le istituzioni, insomma, avessero questa serenità nel decidere questa cosa, che è quanto mai necessaria. Ci sono migliaia di ciclisti, ma il ciclismo è diventata una cosa, credo, seconda solo al calcio, e quindi è corretto che sia così. A noi non ci devono fare né stadi né velodromi, a noi ci devono asfaltare un po' le strade, e comunque una ciclovia è un qualcosa che sia riservato a noi, come tutti i paesi europei secondo loro evoluti. Però poi è chiaro, l'Italia quando ci mette le mani, solo gli italiani sanno fare le cose grandi.